Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo convoca i sindacati, ma la CGL, quella di Landini, dice noi ascoltere, ascolteremo, ma le condizioni per lo sciopero ci sono: sciopero generale. Ma perché Landini vuoi fare il capo dell'opposizione? Ma, ma vai a rifare i contratti nazionali, fai pagare bene i metalmeccanici, eh? che Non siano stipendi poveri quelli di ingresso, cerca di far pagare più i chimici, il commercio, fai il tuo lavoro di sindacalista, vai a rinnovare i contratti e lascia perdere la politica. Eh? Lui oggi si sente visto che la Schlein è inconsistente. No? L'avete sentita parlare in televisione quando la intervistano? No. Ascoltatela parlare e poi mi darete ragione. Non c'è, non pervenuta, non c'è. Il, il vero capo dell'opposizione oggi è Landini dei sindacati e lui ci sguazza perché lui si sente importante oggi. Quindi il 30 maggio vengono convocati i sindacati per parlare di molte cose fisco, riforme istituzionali. La CISL dice ottima cosa, ma lui Landini che si crede il capo dell'opposizione, dice: No, 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 senti, Landini fa, perché non ti fai candidare alle europee dal PD così vai in Europa, ti prendi 20.000 euro al mese, ti chiameranno euro onorevole. No, l'euro onorevole Landini del PD e lascia il posto a qualcuno che. Cominci a fare il, il lavoro del sindacalista, cioè conferma, eh, rinnovare i contratti. Allora non c'è nulla di male che Landini voglia fare politica, ma prima fai quello che devi fare, cioè prima fai il tuo lavoro, rinnova i contratti per bene e alza gli stipendi, e dopo, se rimane tempo, allora gioca pure a fare il politico. Ecco, Pertanto il governo convoca tutte le sigle sindacali, CGL, CISL, WILL, UGL a Palazzo Chigi. Ampia la rosa dei temi al centro del nuovo round che segue quello del 30 aprile scorso, convocato da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Si parlerà di inflazione, riforme istituzionali, delega fiscale, sicurezza sul lavoro, pensioni e produttività. Da questo incontro seguirà l'avvio o la prosecuzione di tavoli specifici con i ministeri interessati. Quindi il governo è interessato a cercare di far qualcosa per i lavoratori, far qualcosa con le casse vuote. Non è molto semplice, quando hai il cassetto vuoto e dici "Non ho soldi, ma voglio fare grandi cose". Eh, tira fuori i soldi e eh, non ce li ho. E allora che cosa vuoi fare? Niente, parliamo. Ecco, nella convocazione del governo ci sono una serie di titoli. Ma lui, Landini, vede cose. Dice: Io vedo. Dice: Cosa vedi? Vedo delle cose. Dice: Cosa vedi, Landini? Vedo delle cose. Cosa vedi, Landini? Vedo delle mancanze. Quali? Non si parla di reddito di cittadinanza. E certo, Landini, il reddito viene cancellato. You understand? Cancellato. Somma. Un pezzo rimane, gli si cambia nome e poi per quelli che possono lavorare dovranno, come ho fatto io tutta la vita, cercarsi un lavoro. Eh, mi spiace, cari signori, eh, io ho sempre cercato lavoro. Ed è, cercare lavoro è un lavoro difficile, eh? pesante, pesante. Ricordo quando ci mettevo due, o tre ore al giorno a cercare in tutti i siti le offerte di lavoro, a spedire curriculum che non mi rispondeva mai nessuno. Lo so che è difficile, cari amici, ma è così, così è la vita. Eh? Non si può pensare che c'è. tu nasci in Italia, che bello, c'è lo Stato che mi mantiene. E eh no, non funziona così. Quindi, Landini, che vede cose, lui dice non si parla di reddito di cittadinanza. E eh no, che non si parla. Superamento della precarietà. Landini, c'è il record di contratti a tempo indeterminato. Oggi... Negli ultimi decenni è il record di contratti a tempo indeterminato. Parlatene, cioè la Meloni ti spiegherà che c'è il record di contratti a tempo indeterminato. Poi vediamo che altre cose vede, perché lui vede cose. E poi dice: Non si parla di sanità pubblica. Ma che te frega a te della sanità pubblica? Ma pensa a rinnovare i contratti? Non si parla di sanità pubblica né dei soldi per rinnovare i contratti nazionali i soldi per rinnovare i contratti nazionali allora lasciamo che il governo trovi i soldi per rinnovare i contratti nazionali del pubblico impiego ma caro Landini preoccupati dei contratti del settore privati, metalmeccanici chimici commercio turismo lascia perdere no cioè lui non rinnova i contratti che deve rinnovare e parla del governo che non rinnova quelli della pubblica amministrazione. Ecco. Mi sembra una roba no, non mi sembra. Andremo ad ascoltare e poi ehm, presentando una piattaforma unitaria precisa che dice no alla flat tax, che dice di investire per superare morti sul lavoro e altro ancora. Valuteremo dunque cosa avrà da dirci il governo visto che ha ritenuto utile convocarci. Ci presenteremo sostenendo le richieste arrivate dalla piazza. Credo che ci siano tutte le condizioni per uno sciopero generale. Gli scioperi non si minacciano, ma si organizzano e si proclamano e si fanno al momento giusto. Ma sciopero generale per che cosa? Per una flat tax che non si farà mai? Forse Landini gioca perché, oh, perché lo sa benissimo che la vera flat tax è incostituzionale e quindi non si può fare. Landini, non si può fare la flat tax, la vera tassa piatta che dal primo lavoratore all'ultimo, quello che guadagna un euro al mese, quello che guadagna un miliardo al mese di euro, la flat tax vuol dire che tutti e due pagherebbero la stessa, la stessa percentuale di tasse. Non si può fare, è incostituzionale, ma Landini lo sa perfettamente, ma lui vuole organizzare lo sciopero generale. Allora tira fuori la flat tax perché se no non sa come lo giustifica lo sciopero generale scioperiamo perché la flat tax è incostituzionale. Se è incostituzionale, prima di tutto non la faranno mai. Secondo, se è incostituzionale, interverrà Mattarella e dirà non si può fare, ma non la faranno mai perché costa più di 100 miliardi ed è incostituzionale. Sui contratti precari, che sono il record, c'è cioè il record di, di, di numero più basso di contratti. A termine, vai a fare uno sciopero generale quando c'è il record di contratti a tempo indeterminato? Mi fai uno sciopero generale su una flat tax che non si farà mai? Mi fai uno sciopero generale perché il governo non rinnova i contratti del pubblico impiego quando tu non rinnovi quelli del privato? Capite che questo sciopero generale è solo ed esclusivamente ideologico contro un governo che loro reputano come quello del 1920. Quindi loro si sentono dei partigiani moderni contro quelli là che sono tornati. Pertanto questo sciopero generale, perché non lo faceva con, con Conte? Perché non lo faceva quando c'era il PD? Perché non lo facevano quando c'era quell'altro, Draghi? Eh? Tutti zitti, eh? muti. Oggi senza motivo fanno gli scioperi generali. Vi ricoprite di ridicolo, di ridicolo. Arrivederci a tutti.